Ciao a tutti Questo ragazzi, è sono un Pupazzone, consiglio. bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui ritornati con Dark Web dopo un sacco di tempo che non registravamo video insieme e un sacco di tempo che non registravamo video in generale per reagire alle migliori giocate di Lazar Samardžić, praticamente il nuovo acquisto del Napoli. Manca veramente pochi dettagli, anzi forse mentre state guardando questo video praticamente forse già sarà ufficializzato come acquisto, però siamo qui per reagire alle sue migliori giocate, quindi Andiamo. partiamo. Ed eccolo qui, signori, Lazar Samardžić con la maglia dell'Udinese, perché ovviamente cioè, è ancora un giocatore dell'Udinese, anche se si spera che almeno per la partita contro il Torino sia già un giocatore del Napoli. Vediamo. Mamma mia, Ottimo. che gol. Comunque, adesso parliamo un po' del trasferimento. Vabbè, qua siamo praticamente nel torneo, penso, pre-campionato, però comunque i gol non ci No, fanno siamo schifo, molto non ci fanno schifo. Qua in agile. campionato, in casa, sì, vabbè, è un giocatore fortissimo. Tra l'altro, vi invito a sentire il commento di Trevisani su questo calciatore che diceva un fuori classe clamoroso. Io aspetterei un po', perché comunque stiamo parlando di un Può solo 2002. migliorare. Esatto, sì, stiamo parlando di un giocatore nato nel febbraio 2002, quindi praticamente tra un mese farà 22 anni, però comunque stiamo parlando di un giocatore È giovane, comunque veramente, sostituisce veramente. Elmas. Esatto, perché a livello proprio anche di finanziario è quello l'acquisto. Elmas venduto per 25 milioni a Lipsia, E quando arriva dovrebbe. invece Samardžić? Esatto, Samardžić dovrebbe arrivare sempre per 25 milioni, anche se il Napoli inizialmente ne voleva offrire 20. Poi ha cambiato De Laurentiis a 25 e l'Udinese ne vuole 27, però l'accordo dovrebbe essere per appunto sui 25. Invece ci Qui. sono un po' più di problemi sul contratto. Vabbè, qua tutti i cross che ha fatto l'Udinese, cioè comunque quanti assist ha fatto questo giocatore? Questo contro il Napoli me lo ricordo benissimo l'anno scorso sul 3-2. Questo qua era Sai veramente un bel gol. E io l'ho scoperto in quella partita, tra l'altro, Samardžić, perché alla fine mamma mia, nella scorsa stagione ha iniziato a fare, diciamo, contro che faville. squadra è questo? Non lo so, però è in nazionale quasi sicuramente. No, c'era una maglia No? dell'Udinese. Allora non lo so. Qui comunque buona capacità di dribbling. Forse no, io non mi sbilancerei, però mi sembra un po' meglio di Elmas. Poi non lo so, però Sì, perché comunque alla qua c'è il fine. fallo che l'arbitro non ha fischiato. Però a primo Forse impatto mi sembra più Elmas era forte. un po' più avventato nel Napoli, Sì, diciamo. Elmas era forte, Ma però per poi non si può dire 25, niente. Cioè, guarda qui, però, ti fa certi dribbling. per 25 milioni, però io anche l'avrei Poi venduto. diciamo, era un po' sprecato Sì, l'Udinese. era 23 anni, ha un giocatore 5 Ma anni la rigata ha quest'anno. fatto. Cioè, ha una Mamma capacità mia, di dribbling mamma mia. veramente. Diciamo che ci sono un po' più di problemi sul contratto, perché il padre barra agente che ha fatto pure problemi con l'Inter sta facendo molte discussioni, diciamo, anche con De Ma sempre Laurentiis. quella suola. Però intanto sto facendo un sacco di gol bellissimi. Cioè, ogni E gol che fa un questo gol dovrebbe essere il bello. campionato. Sì. Cioè, se non scarta 2-3 prima di tirare, non è un suo tiro. Qua pure, bello contro il Torino, penso quasi. Qua contro l'Atalanta, Bello. bello. Ma sembra forte. Cioè, che Però non è poi quel è giocatore, forte, è comunque oggettivo, sa però. dribblare, però non è quel Sì. giocatore che non passa la palla. Cioè, vedi, ha fatto un sacco Sì. di assist. Forte, forte. Poi batte anche le punizioni, che a Finalmente. Napoli uno che batte bene le punizioni non lo tenevamo, quindi buono. Cioè, le batteva Mario Rui, che per carità, però non è il tiratore Cioè, facendo quella eccellente. cosa, dribbling, Qua se ne scarta che cazzo. due, Oh, qua e tiro. ha fatto un gol fantastico qua, Questo contro la Roma, forse nel Cioè, un tiro da 4-0. fuori area, Forse guarda nel là. Vabbè, 4-0. Vabbè, qua Papera di Patrizio, vabbè. però no, Però però. comunque ha segnato. Cioè, adesso andiamo a vedere pure un po' di statistiche, però per quanto riguarda il contratto, come dicevo prima, il Napoli gli offre 2 milioni, il padre invece vorrebbe che gli offrissero 2,5-3 milioni. Vabbè, Boh, sono, cioè. cifre, sì, si troverà l'accordo prima o poi, anche perché De Laurentiis è intenzionato a spendere, anche per Mazzocchi, se volete Serve a venite. Napoli, guarda Sì, che. Bello. qui sì, un mezzo cross che però si è tramutato in gol, mamma mia. Ma sembra un giocatore che riesce a dribblare tutti. Che poi è l'impressione che ho avuto anche nelle partite con il Napoli. Questo con il Napoli ha fatto veramente bene. Tra l'altro, nel 4-1 di quest'anno ha fatto un gol clamoroso. Non so se dopo lo vedremo. Ha fatto un gol clamoroso nel 4-1 di quest'anno. Ha Eh sì, saltato praticamente praticamente. quanti. Ha saltato tutti, esatto. Qua, attenzione. Vabbè. Te la Comunque è un bel guardo. passaggio filtrante. Sì, per Osimhen, Che dai. diciamo è molto completo come giocatore. Sì. Tecnica eccezionale. Tecnica, tiro, Mamma passaggio. mia. Cioè, veramente, veramente forte. Almeno, vabbè, queste clip diciamo che sono sempre fatte per dimostrare. Vabbè, qua Anche il nel rigore col torneo della pavonetto. Chiesa. Però, veramente, veramente buono. Anche perché poi in Serie A comunque già conosce il campionato, che non è una cosa scontata, La differenza di nata dall'industria. Dico, abbiamo fatto anche la relazione a migliori giocate. Ah, qua è stato fermato.
Però comunque aveva fatto già due dribbling. Qui attenzione, qui forse contro la Cremonese. Qui contro la Cremonese. Cos'è la dribbla di tre? Cioè, è fortissimo, pure veloce a quanto pare. Poi vedremo. Però io non penso giochi titolare, non lo so. Tu lo faresti giocare titolare? Sicuramente all'inizio no. No, all'inizio no. Però se Zielinski se ne va. Chi vuole il Elmas non ha mai giocato titolare. Lo so, però se Zielinski se ne va, chi fece giocare titolare? Lui. Secondo me. Per forza. Ma che c'è a centrocampo? Lobot? Lobot, anche chissà, e Zielinski. Però Zielinski per 3 milioni sembra che vada all'Inter. Cioè, per 3 milioni di contratto. Cambiare il modulo, è vero. Sì, bisogna. Magari lo fa giocare Ala. Potrebbe giocare. Sì, però sarebbe una mossa molto, molto, molto azzardata. Forse qua. È lui che è un bello. No, non era lui, forse quello che gliel'ha passata. Però stiamo vedendo un sacco di azioni del precampionato. Io aspetto di vedere una roba. Sì, sembra la partitella del campetto. Esatto. Comunque. Però. Oh, ha fatto anche una grande cosa. Ecco, questa è la Daciarina. Vediamo un po'. Mamma mia. Oiu, veramente a livello di dribbling. Ecco, questo qua. Qui era. No, questo qua è il primo gol contro il Napoli, perché c'è ancora Kim. E infatti era solamente un dribbling normale. Però spero che dopo lo rivedremo, anche perché c'è anche la live reaction. Se lo volete vedere, andate sulla mia live reaction. E comunque veramente, veramente forte. Cioè, che stiamo parlando di un 2002, quindi ha 21 anni. Eccolo, no. C'è anche la stessa di prima. La sensazione di prima, ragazzi. Però è giovane, dei contrasti con i giocatori, è esatto. Molto fisico, è giovane e pure alto sembra, cioè, non so quanto sia alto, però è bello alto. In questa stagione 17 partite, 2 gol e 2 assist, che per come sta facendo schifo l'Udinese male non fa. Invece scorsa stagione 39 partite, ha fatto 5 gol e 4 assist con l'Udinese. Penso questo contro la Lazio sia stato un certo Sergej Milinkovic Savic, c'è qua, non vorrei dire. Si salta tutti, cioè, sembra le migliori giocate di Kvaratskhelia lo scorso anno, perché si riesce a saltare tutti. Solo che qui in Serie A Kvaratskhelia era in questo è vero, questo è vero. Attenzione, sì, cioè, è un giocatore con del potenziale, sembra fortissimo. Poi bisogna vedere se poi questo padre, cioè, non gli rovina la carriera. Sembra i diritti d'immagine che il Napoli sembra i diritti d'immagine della Onetis, con l'Ipsia. Perché lui ha giocato anche nell'Ipsia, ricordate? Sì, è vero. Nella stagione 2021 ha giocato all'Ipsia, però ha fatto solo 9 partite e un assist. 9 partite e un assist. Era ancora giovane. Qui contro la Frocata. Esatto. Perché lui, tra l'altro, è serbo, però è cresciuto a livello proprio calcistico, però non so, ovviamente a livello familiare, però è cresciuto a livello calcistico in Germania, perché le giovanili le ha fatti nell'Hertha Berlino. E poi ha giocato nell'Hertha Berlino 2 e poi è esordito proprio nell'Hertha Berlino, però ha fatto solamente 3 presenze, quindi roba da poco. Penso poi da subentrato, quindi non ha fatto praticamente niente con l'Hertha Berlino. Però già poi con l'Ipsia qualcosina ha fatto, perché penso che le 9 partite qualcosa ha fatto. E poi è andato l'Udinese, che abbiamo visto questo qui. Mamma mia, già questo giocatore mi foga. Questo qua è il cosa di prima. Sì, qui ha la Righi contro la Salernitana, penso. Attenzione. Vabbè, qua è sempre il torneo della chiesa, ci metto. Però ha segnato. Qui stanno facendo vedere un po' di rigori, perché il Napoli, ricordiamolo, il rigorista non ce l'ha. Per quanto mi riguarda, il rigorista non ce l'ha il Napoli. Quindi, comunque, un giocatore che batte i rigori. Vabbè, non dimenticate il like e il commento, ve lo dice anche lui. Anche al video, al nostro. Però, comunque, come diciamo, al Napoli il rigorista manca. Ultima cosa che facciamo sempre quando facciamo un video di questo tipo, quindi reazione alle migliori giocate di un giocatore, è il voto qualità-prezzo. 8 più addirittura. Vabbè, sì, perché è un giocatore giovane, però prezzo alto, se tra 25, il prezzo oscilla tra i 25 e i 27, quindi stiamo là. E lo stipendio è pure alto per quelli che De Laurentiis offre sui giocatori, è alto. Prende più di Kvaratskhelia, ovviamente. Sì, a meno che, vabbè, penso che Kvaratskhelia però quest'anno rinnovi. Comunque, fatto sta, il mio voto qualità prezzo dico 7 e mezzo, anzi 7 più, perché? Uno, perché voglio vedere come gioca nel Napoli. 2, perché secondo me non partirà da titolare, quindi voglio attendere a vederlo. 3, perché il prezzo è alto, quindi comunque non si merita un voto così tanto alto. Però bisogna aspettare, perché se lui esprime il suo talento al meglio a Napoli diventa chiaramente un 10, perché è fortissimo a livello di qualità e di potenziale, di tecnica. È un giocatore bestiale, veramente bestiale, e l'abbiamo visto anche in questo video. Quindi questo video finisce qua, spero che vi sia piaciuto il ritorno della coppia che scoppia, Bubba Canale più Dartweb, vi lascio il link in descrizione, andatelo a seguire. Quindi vi ricordo di lasciare bel mi piace, commento, iscrizione al canale. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!